Grande successo per la diciassettesima edizione di Giull'Arte, premiata con migliaia di presenze per tutto il weekend. Tante le attrazioni che hanno incantato i visitatori in Piazza Umberto I con lo spettacolo dell'Acqua e del Fuoco, in via Roma con le sfilate degli artisti e nei vicoletti del centro storico con la musica degli spaghetti style e le compagnie di artisti di strada giunti anche dall'estero. Tanti anche gli stand enogastronomici con le specialità locali e gli spettacoli itineranti, tutti dedicati al tema tra acqua. E fuoco che hanno animato la cittadina del sabato, rendendola protagonista sul panorama provinciale per tre splendide serate. Ma il divertimento in città è stato anticipato da Infanzia Days, la due giorni dedicata ai più piccoli che si sono divertiti tra giostre, ruota panoramica e maxi gonfiabili. Non sono mancati nemmeno momenti di approfondimento con il convegno di domenica mattina organizzato presso la sala consiliare del comune, dedicato agli incontri di Giullarte 2012, gli eventi territoriali e lo sviluppo turistico sostenibile, che ha visto la partecipazione del Sindaco della città Paolo Spagnolo, di Mario Calabrese, docente del Dipartimento di Management dell'Università di Roma La Sapienza, di Nicola Cardano, già direttore dell'ente provinciale per il turismo di Caserta. Fondamentale per la riuscita della manifestazione promossa dal Comune grazie al finanziamento da 120.000 euro dell'assessorato al turismo della Regione Campania, il lavoro sinergico tra Comune Proloco di Atripalda e Avellino con l'obiettivo di fare del festival un punto di riferimento importante sul territorio provinciale e non solo, sulla strada della valorizzazione e della promozione territoriale, come ha sottolineato il consulente dell'Agenzia delle Nazioni Unite Santino Barile con il consigliere delegato al turismo e al marketing territoriale Flavio Pascarosa. Soddisfazione anche da parte del primo cittadino per il lavoro svolto con impegno in due direzioni: da una parte, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico ed architettonico. Del territorio e dall'altro il sostegno alla rete commerciale. Insomma, l'appuntamento è ora al prossimo anno, per l'edizione numero 18.